È prevista per la giornata dell'11 gennaio la riunione del Consiglio dei Ministri per la messa a punto del decreto in materia di pensionamento e reddito di cittadinanza, decreto che è particolarmente atteso proprio nel mondo della scuola, dove i tempi sono sempre stretti in quanto fra poche settimane si dovrà iniziare a lavorare all'organico per il 2019-2020. Secondo le ultime previsioni, per la scuola dovrebbero valere ancora le vecchie regole della legge 449 del 1997, cioè i requisiti utili per andare in pensione possono essere maturati entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. In pratica, questo significa che, pur cessando dal servizio al 31 agosto, il dipendente può far valere il periodo settembre-dicembre dello stesso anno per il conteggio del servizio utile. E così anche per i 62 anni di età anagrafica necessarie per raggiungere la quota 100 vale la regola del 31 di dicembre. Il fatto è che per il personale della scuola intenzionato a lasciare il servizio per il prossimo anno scolastico era necessario presentare la domanda entro il 12 dicembre, quindi le nuove regole del decreto in arrivo verrebbero applicate a partire dal prossimo anno. È auspicabile quindi che la questione venga affrontata nel provvedimento che il governo sta per varare. In caso contrario, per il personale della scuola si determinerebbe una situazione di evidente e sgradevolissima disparità. In ogni caso, è bene ricordare che le nuove regole che il governo adotterà dovranno essere rese operative da una circolare emanata di intesa fra l'INPS e il Ministero dell'Istruzione.